Prosegue la lotta dei cittadini in via 4 novembre a Campobasso per opporsi alla presenza dell'antenna di 5G di oltre 50 metri. Questa mattina la Coldiretti ha premiato quattro imprenditrici agricole con la consegna del riconoscimento Amiche della Terra. A Larino, grande festa per celebrare il patrono San Pardo. In città la tradizionale sfilata dei carri decorati con i fiori di carta. Con la vittoria a Reggio Calabria nei playoff, la Spike Devils conquista la A3 di pallavolo maschile. Buon inizio di settimana a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo dalla cronaca. È stato trasferito al reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli del capoluogo e si trova in isolamento il 35enne di Larino, che era stato ricoverato in un primo momento per una meningite al San Timoteo di Termoli. Ora si cerca di ricostruire la rete dei contatti del giovane negli ultimi tempi per individuare altre eventuali persone contagiate e prevenirne le conseguenze. Passiamo adesso alla politica. Questioni nazionali e locali, quelle snocciolate da Elly Schlein, segretaria nazionale del PD, nella sua campagna elettorale in giro per l'Italia in vista del voto dell'8 e 9 giugno. Un punto a favore della coalizione del cosiddetto campo largo è stato senza dubbio la presenza a Campobasso della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, che è giunta per sostenere la candidatura a primo cittadino di Maria Luisa Forte e naturalmente tutti i candidati al consigliere comunale presenti nelle tre liste a lei riconducibili. Abbiamo la migliore candidata qui a Campobasso, è qui accanto a me, Maria Luisa Forte. Voglio ringraziarla per la generosità con cui si sta spendendo per dare un buon governo a Campobasso, per mettere al centro i bisogni delle persone, a partire dal sociale, dalla cura, dalla sanità pubblica, a partire dalle opportunità di lavoro che servono per i giovani, perché dall'altra parte abbiamo una destra che è ossessionata di immigrazione ma non ha visto l'emigrazione di tante ragazze e ragazzi che studiano col sacrificio loro e delle loro famiglie e che poi con i contratti così precari e con i salari così bassi sono costretti ad andare altrove per costruirsi un futuro, e noi vogliamo invece dare la possibilità di costruire un bel futuro anche qui a Campobasso, e quindi sono io a ringraziare questa coalizione che si è riunita attorno a un programma condiviso e a una candidatura credibile. Quindi noi continuiamo a lavorare per l'unità, testardamente unitari, perché vogliamo costruire una coalizione competitiva contro queste destre. Il nostro obiettivo naturalmente è fermare le riforme pericolose che la destra sta portando avanti. Veniamo da una bella manifestazione a Napoli organizzata dalla CGIL, dalla Via Maestra, da tante associazioni a cui abbiamo partecipato anche noi per dire il nostro secco no all'autonomia differenziata. Un'autonomia differenziata fatta senza mettere nemmeno un euro, perché questa destra vuole lasciare le diseguaglianze territoriali come stanno e il Sud le ha già pagate fin troppo. Quindi noi vogliamo invertire invece questo meccanismo e riuscire a evitare che le regioni del sud rimangano indietro. Il governo di Giorgia Meloni sta facendo il contrario, ma io dico, ma non si è mai vista una sedicente patriota che vuole spaccare in due il paese? Spieghiamo alle persone che dietro questo nome tecnico, autonomia differenziata, si cela il tentativo di rendere più difficile l'accesso ai servizi fondamentali alle persone, alla sanità pubblica, al trasporto pubblico locale, alla scuola. Questo è quello di cui stiamo parlando, questo è quello che c'è in gioco. Quindi il Partito Democratico da nord a sud si batterà contro questa pessima autonomia differenziata che Giorgia Meloni ha cinicamente barattato con una riforma costituzionale pericolosa che concentra i poteri nelle mani del capo del governo. Tra le criticità della città capoluogo del Molise rientra la questione delle aree Lucarino, pareri contrastanti sulla questione da parte degli esponenti politici di diversi partiti e coalizioni. Nel pieno della campagna elettorale a Campobasso, gli esponenti della politica locale stanno affrontando, durante incontri pubblici e riunioni, le diverse criticità della città, per le quali i vari candidati propongono soluzioni nell'ambito dei programmi presentati.
In questi giorni dunque si continua a parlare anche della questione delle aree Lucarino, situate in alcune contrade del capoluogo molisano, dopo le dichiarazioni del candidato sindaco di centrodestra Aldo De Benedittis sulla necessità di fare chiarezza in merito, in quanto i proprietari di tali terreni continuano a pagare regolarmente le tasse ma senza poterli sfruttare. Dopo queste affermazioni non tardano ad arrivare anche i pareri contrari da parte dei candidati delle altre forze politiche. Assurdo che a dolersi di questo paradosso sia proprio chi ha causato il problema, replica il candidato di Cantiere Civico Pino Ruta. Fu proprio la giunta di Bartolomeo, di cui De Benedittis è stato assessore prima al bilancio e poi al sociale, ad imporre con le delibere del 2010 e del 2013 l'IMU nelle zone Lucarino. In ogni caso, resta la necessità da parte della politica locale di trovare al più presto una soluzione adeguata a questo problema burocratico che sta causando non pochi disagi ai cittadini, proprietari dei terreni che rientrano nelle aree Lucarino. La tutela dell'ambiente è un argomento che interessa i cittadini. Oggi pomeriggio alle 16.30 nello spazio sfuso di Piazza Pepe a Campobasso la Lega Ambiente incontrerà i candidati alle comunali per confrontarsi sulle tematiche ambientali. Piste ciclabili e raccolta differenziata sono i temi sui quali si è basata la polemica politica nei mesi scorsi, ma ciò è riduttivo, commentano da Lega Ambiente. Dobbiamo ampliare lo sguardo alle strategie di mitigazione del cambiamento climatico con l'obiettivo di migliorare la vivibilità urbana. Cambiamo argomento, prosegue la lotta dei COBAS e dei residenti di via 4 novembre impegnati a pretendere norme certe e gli eventuali riscontri regolamentari per l'installazione di un'antenna 5G alta oltre 50 metri. Continua senza sosta la battaglia legale e sociale dei cittadini della parte nord di Campobasso, soprattutto quelli che risiedono in via 4 novembre, che si sono trovati vicinissima alle loro abitazioni un'antenna 5G altissima, oltre 50 metri, che è stata installata, a loro dire, al di fuori del rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali. Una torre che offre notevoli problemi, quali la salute in pericolo, un valore commerciale degli immobili sicuramente in calo e il paesaggio deturpato. Da qui la lotta appoggiata totalmente dai COBAS del Molise. Io poi, abitando nella zona, posso notare che c'è veramente una scarsa attenzione a quelle che sono le richieste da parte dei cittadini. Come hanno già anticipato la dottoressa Di Bianco e dottor Lombardi, abbiamo fatto tutte le procedure a norma di legge per avere delle risposte che a quanto pare al momento non arrivano. Noi non siamo contro la tecnologia, contro il 5G, chiediamo semplicemente che vengano applicate le norme di legge. Quindi qualora ci dovesse essere la possibilità di avere la tecnologia ma in spazi che non siano dannosi per la salute, noi siamo più che contenti. E poi diciamo che i figli vive ancora di più il problema, tenga presente che poi nella zona abitano anche persone con malattie croniche, quindi che andrebbero attenzionate meglio. Quindi noi viviamo il problema veramente sulle nostre spalle, tutti i giorni dobbiamo affrontare questo mostro, diciamo così, ecologico, se vogliamo definirlo, che ci preoccupa per il futuro nostro e per i nostri figli sicuramente. Per sostenere la causa ed allargare la partecipazione popolare, oggi pomeriggio gli animatori della protesta hanno previsto un'assemblea al Parco Giochi di via 24 Maggio a partire dalle 17. Lo spopolamento ha raggiunto numeri preoccupanti. Secondo le ultime analisi dell'Istat, sono quasi 23.000 i giovani che negli ultimi 20 anni hanno lasciato la regione per cercare fortuna altrove. Vediamo. Lo spopolamento delle aree interne e dei piccoli comuni è un argomento spesso dibattuto, alla disperata ricerca di soluzioni in grado di contrastare questo fenomeno che interessa particolarmente alcune regioni del sud Italia, caratterizzate da poche prospettive lavorative di confronto, come il Molise. Secondo gli ultimi dati Istat riguardanti il quadro nazionale italiano e l'analisi della situazione nelle singole regioni, il Molise negli ultimi 20 anni ha perso in totale quasi 30.000 residenti.
di cui circa 23.000 rappresentati da giovani dai 18 ai 34 anni. Se 20 anni fa la fascia della popolazione giovane costituiva il 33% del totale, ora il suo numero è sceso a meno del 18%. Cifre che sono determinate certamente dalle maggiori possibilità di inserimento lavorativo offerte nei centri urbani più grandi, con maggiore probabilità anche di realizzarsi nel proprio settore o campo di studio. La difficoltà a trovare un'occupazione stabile ha determinato inoltre l'incremento di un altro fenomeno sociale, ovvero la permanenza dei giovani, per un periodo di vita più lungo, nel nucleo familiare di origine. Come confermato dai dati Istat, tra i ragazzi molisani fino ai 34 anni, 3 su 4 vivono ancora con i genitori, per una percentuale del 75%. La Coldiretti ha consegnato riconoscimenti questa mattina a 4 imprenditrici agricole nell'ambito del premio Amiche della Terra. In tutte le regioni d'Italia, Coldiretti Donne Imprese ha proposto il premio Amiche della Terra, storie di donne che nutrono il mondo, e dunque anche in Molise, dove sono state individuate 4 donne imprenditrici del settore dell'agricoltura: Giovanna Cuomo, Rosanna De Paola, Nadine Iacovino e Mercedes Orlando, che hanno ricevuto questa mattina presso la Camera di Commercio di Campobasso il prestigioso riconoscimento. Le imprenditrici donne possono cambiare il mondo e in fondo lo cambiano ogni giorno. Oggi le festeggiamo, oggi festeggiamo la figura della donna imprenditrice agricola, quindi che lavora innanzitutto in un settore intersettoriale, che quindi non crea solo cibo, ma ha degli obiettivi molto più ampi, ha degli obiettivi sociali, ha degli obiettivi di educazione, ha degli obiettivi di portare il nostro territorio al di fuori dei confini regionali, degli obiettivi di multifunzionalità legati a quella che è l'attività extra-agricola. Oggi la figura della donna in agricoltura è qualcosa di fondamentale nella nostra regione, perché fare impresa è qualcosa di fondamentale per essere territorio, e essere donne significa unire la capacità lavorativa, la capacità imprenditoriale sotto un'unica scelta, quella di produrre cibo di qualità sui nostri territori. L'agricoltura è anche questo, è rispetto dell'ambiente, è rispetto del territorio. Oggi vedremo premiate imprenditrici che grazie al loro operato difendono la biodiversità e difendono i nostri territori, il nostro ambiente naturale. Vedremo imprenditrici che dall'altra parte portano avanti i valori dedicati all'educazione, quindi utilizzano il cibo come mezzo per l'educazione scolastica. Abbiamo altre imprenditrici che grazie proprio all'esportazione e alla qualità del nostro prodotto portano dietro di sé la nostra biodiversità, la nostra cultura e le nostre tradizioni. E d'altro canto abbiamo anche imprenditrici che grazie al loro operato lavorano come donne, per le altre donne, producendo prodotti ideali alle donne, ideali alle famiglie, e creando attività che coinvolgano donne, quindi con un profilo sociale. Ecco, in questo l'agricoltura è qualcosa di magico, qualcosa che diventa intersettoriale e fondamentale per la resilienza sui nostri territori. L'Arino vestita a festa per 4 giorni in onore di San Pardo, come da tradizione secolare, ha incantato la sfilata dei carri addobbati con i fiori di carta realizzati a mano. Storia di fede e devozione rinverdita e tramandata all'Arino in occasione della processione dei carri addobbati con i fiori di carta nel centro storico. All'annuale carrese dalle radici secolari, sembra attorno all'anno 840 d.C., hanno preso parte migliaia di persone per ricordare, dopo la benedizione del vescovo Gianfranco De Luca, il protettore San Pardo. Il passaggio dei carri adornati a festa sotto il sole di questi ultimi giorni di maggio per i rarinesi sono da sempre il simbolo della rinascita primaverile. San Pardo ha anticipato i numerosi carri trainati dai buoi come nella migliore tradizione frentana, tra suoni e colori nel borgo più antico della cittadina. I carrieri e le loro famiglie rappresentano l'anima della manifestazione di fede. Essi hanno cura degli animali lungo il percorso dei bovini ornati che guidano i calessi di legno in processione.
La giornata in onore del santo si è chiusa con il concerto del 57enne cantautore romano Max Gazzè e l'orchestra di Mirko Casadei in piazza. Carri e animali in corteo, protagonisti anche oggi a Larino, ultimo dei 4 giorni di festeggiamenti, con l'arrivo nella chiesa di San Primiano e chiusura con la celebrazione eucaristica nelle ore della sera. Dopo circa 6 anni di lavori è stata riaperta al culto la cattedrale di Campobasso dedicata alla Santissima Trinità, una cerimonia colma di suggestione per i fedeli. Campobasso ha di nuovo la sua cattedrale, anzi si può dire senza ombra di dubbio che ha una cattedrale totalmente rinnovata. Il tetto è stato rifatto, gli affreschi di Amedeo Trivisonno sono stati restaurati, c'è più luce ovunque per merito di una illuminazione più adeguata alla sua maestosità. I fedeli sono rimasti senza parole e si sono raccolti attorno ai 2 massimi rappresentanti locali della religiosità, l'attuale arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano Biagio Colaianni e il suo predecessore, l'arcivescovo emerito Giancarlo Bregantini. È una festa per tutti, credo che sia una festa prima di tutto del popolo della diocesi, quindi di Campobasso, della provincia, poi della regione, perché una cattedrale è sempre un punto di riferimento per tutti e quindi credo che veramente possano gioire tutti, tutti coloro che si sono prestati perché fosse realizzata la ristrutturazione della cattedrale, quindi la regione, la sovrintendenza, gli operai, le maestranze, i sacerdoti della cattedrale e il popolo tutto che ha pregato perché questo si potesse quanto prima realizzare. Ed è bello perché una diocesi ha bisogno della cattedrale che è il punto di riferimento, ogni celebrazione parte di là. Quindi è bello che questa sera si possa far festa tutti quanti assieme. Sono contento che ci sia quel senso di pace, anche perché aprire una cattedrale, essendo divisivi, credo che non si capisca qual è il senso della cattedrale, che è segno di unità e di comunione, in particolare per i cristiani, ma per tutta una cittadina. Una cattedrale normalmente è al centro di una città, non solo, ma è punto di riferimento che si vede, e allora è per fare unità e comunione. Quindi sono contento di questa occasione. Poi nel giorno della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo saranno divisi fra di loro, non so che storia di salvezza avremmo mai potuto avere. Per cui veramente nel segno dell'unità e della comunione per tutti e di tutti. Chi non rientra in questo, mi dispiace, ma si taglia fuori di quello che è il bene di una comunità, non soltanto cristiana, ma cittadina. Per cui sono contento che tutti possano essere segno di pace, di condivisione e di unità. La mostra personale dell'artista siciliano Salvatore Arancio in arrivo al Museo di Arte Contemporanea a Termoli. Dal 15 giugno al 28 settembre la mostra di sculture in ceramica realizzate dall'artista catanese intitolata Bruno's House sarà aperta al pubblico ad ingresso libero. Ed adesso, come ogni giorno, spazio al tempo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo stabile sul centro-sud Italia, con presenza di una parziale nuvolosità ma senza precipitazioni. Le temperature in Molise sono comprese tra la minima di 12 gradi a Campobasso alla massima di 23 a Isernia. In Abruzzo valori compresi tra la minima di 9 gradi all'Aquila alla massima di 24 a Pescara. Venti deboli, poco mosso il mare Adriatico. Domattina previsto tempo ancora stabile con possibilità di precipitazioni attese nella seconda parte della giornata.
Pallacanestro maschile, il Vasto ha vinto in casa 95-86 contro l'Air Termoli nella sfida di andata playoff per accedere alla Serie B. Nuovamente in campo mercoledì 29 dopodomani al Palasabetta di Termoli per gara 2. Termina 95-86 a favore del Vasto Basket contro l'Air Termoli, il primo confronto della serie di finale playoff per salire in Serie B interregionale giocata al Pala BCC di Vasto. 9 punti di differenza marcati soprattutto con errori sotto canestro dei termolesi, che era partita con il piede giusto e grande intensità nel primo periodo. Appunto l'Air aveva conquistato addirittura un vantaggio di 13-21, poi subito risucchiato, tanto che il primo quarto si chiudeva 24-22 a favore dei vastesi, così come anche nel secondo, con un punteggio di 46-43, sempre per i padroni di casa. Insomma, un equilibrio che la dice lunga sul fatto che in sostanza le due squadre hanno confermato che sono la massima espressione tecnica del campionato. Ora l'Air si gioca tutto in gara 2 al Palasabetta mercoledì prossimo alle 20:30 per cercare di andare poi a gara 3, eventualmente comunque sempre a Vasto, ma dove se si andrà con un altro spirito, soprattutto migliorando la mira e non perdendo palloni importanti, è dimostrato che anche il Vasto è una squadra battibile. Ora testa a mercoledì sera al Palasabetta stracolmo, si spera, come lo era il Pala BC in questa gara 1, con ottima e rumorosa presenza comunque anche a Vasto di tifosi termolesi che, nonostante soverchiati dai tanti vastesi, si sono comunque fatti sentire. E dalla pallacanestro maschile passiamo a quella femminile. Nel concentramento playoff per l'accesso in A2, la Magnolia a Campobasso alla meglio su Marghera 85-66 e si garantisce un discreto margine in prospettiva ritorno. Le rossoblu ci riescono mandando tre elementi in doppia cifra con Quignonez, Del Sole e Bocchetti a Marghera. Il ritorno in Veneto ci sarà lunedì 3 giugno alle ore 20. Passiamo alla pallavolo maschile. Campobasso raggiunge l'ambita A3 dopo un lungo ed estenuante torneo di Serie B davanti al Genzano. A Reggio Calabria i ragazzi della Spike Devils hanno centrato il salto di categoria con il perentorio risultato di 3-1. I rossoblu del tecnico Mariano Maniscalco in Calabria hanno dato vita ad una condotta di gara di sostanza. In meno di 2 mesi la Spike Devils ha portato a casa prima la Coppa Italia e poi il campionato. Cambiamo disciplina, Roccavivara ha celebrato il mezzo secolo di storia della sua società di calcio, premiati gli ex presidenti, dirigenti e calciatori che in 50 anni hanno indossato la casacca bianco-verde, tre le squadre che sul rettangolo di gioco del paese hanno dato vita ad un torneo di vecchie glorie. Presidente, un momento di festa, un momento di sport, un momento per ricordare anche un ex dirigente caro a tutti i rocchesi, Lucio Di Nunzio. Una giornata riuscita fino a questo momento. Cosa significa mezzo secolo di calcio, mezzo secolo di storia per il paese? Come dicevo prima, è un traguardo molto importante per la nostra società perché ha visto davvero passare generazioni di ragazzi, di amici, e vedere oggi ritrovarli qui è davvero emozionante, perché vuol dire che è stato fatto qualcosa di buono e vuol dire che la nostra società sportiva negli anni ha operato bene. Qualche capello bianco in più in diversi giocatori? Assolutamente sì, però la voglia di farsi 10 minuti, 5 minuti è stata veramente bella ed emozionante, in quanto comunque vediamo la passione che ancora oggi accomuna questi signori oramai, non più giovanotti. Quali gli obiettivi strettamente sportivi, calcistici per la vostra società? Innanzitutto è quello di fare sempre aggregazione, perché comunque in queste piccole realtà non è che si può puntare troppo in alto, perché le risorse sono quelle che sono anche a livello umano, purtroppo ci stiamo spopolando e quindi è un po' difficile andare avanti col campionato, però dobbiamo ringraziare tanti ragazzi che vengono da fuori, come è stato anche negli anni scorsi, che ci danno una mano, che si trovano bene con noi e spero continuino a stare qui. Speriamo di riuscire a fare un campionato di livello l'anno prossimo. Quest'anno ci siamo salvati con l'angolo anticipo, per poco non abbiamo fatto i playoff, e l'anno prossimo speriamo di giocarci il campionato.
dopo molti anni anche Rocca Vivara ha avuto un campo degno di tale nome, un'ottima erba sintetica, una tribuna anche dedicata, intitolata a Lucio Di Nunzio. Sì, Lucio, come dicevamo anche prima, è il dirigente che comunque ha fatto un po' la storia della S Rocca Vivara, in quanto è quello che è stato più tempo con noi e che comunque dove andiamo, in qualsiasi paese di squadra che incontriamo, comunque viene sempre ricordato con tanto affetto. E il campo sì, dobbiamo dire grazie a tutti quanti quelli che comunque hanno compartecipato alla realizzazione di questo campo sportivo, in primis comunque il presidente Di Cristinzi che ci ha dato una grande mano per poterlo fare e speriamo di poterlo sfruttare il più a lungo possibile. Pasquale Tufilli è ritornato nel suo paese d'origine per allenare la squadra. Che esperienza l'ultima stagione in prima categoria? Allora, quest'anno devo dire veramente, dopo tanti anni sono tornato perché comunque volevo dare una mano ai ragazzi della Rocca Vivara, poi a tutta la società, e quindi ho iniziato questa stagione che è stata veramente, quest'anno abbiamo fatto una bellissima stagione. Eravamo partiti in sordina che dovevamo salvarci al più presto possibile, invece poi durante l'arco del campionato le cose si sono messe abbastanza bene e quindi siamo arrivati sotto i play-off e non ce l'aspettavamo, potevamo fare qualcosa in più. Vivi di calcio ormai da molti anni, che calcio è cambiato nel Molise, se è cambiato dagli anni 80-90 a quelli attuali? Sì, secondo me sì, è cambiato qualcosa. Negli anni i ragazzi adesso devono essere più invogliati a giocare, invece diciamo negli anni 80 quando anch'io cercavo di giocare, pur di giocare, pure di entrare, facevamo di tutto per toccare il pallone. Oggi i ragazzi hanno voglia, però bisogna che li richiami, li devi invogliare, devi cercare di portarli, devi fare qualcosa in più per tenerli legati e per cercare di giocare di più con i ragazzi. Forse manca un po' di passione rispetto al passato? Sì, no, la passione non è che manca, perché poi sai come si dice, quando tu cominci a giocare poi la passione viene, però bisogna invogliarli. Io secondo me quest'anno qui pure a Rocca Vivara eravamo partiti con non tanti ragazzi, però poi piano piano siamo riusciti a trovare altra gente che si è avvicinata alla squadra e questo ci ha fatto sì che potevamo fare tutto il campionato, perché dentro il paese come il nostro con 600 abitanti è difficile fare un campionato, mettersi tutte le domeniche in gioco, mettersi degli allenamenti, non è facile, però piano piano i ragazzi hanno capito, con l'impegno hanno portato fino al termine il campionato. Il giovane nuotatore molisano Giuseppe Cantalupo in Sardegna ha vinto la medaglia d'oro nel miglio nella categoria ragazzi in occasione della World Cup di fondo nel Golfo degli Aranci. Lo stesso Cantalupo era stato positivo in precedenza con la conquista del bronzo nella 3 km in acque aperte. Le discipline sportive delle arti marziali femminili hanno chiuso l'edizione 2024 dei campionati universitari svolti in Molise. Nella giornata conclusiva sono state assegnate le medaglie del Kata e Kumite. Elena Roversi del CUS Ferrara ha battuto in finale nel Kata Michela Rizzo del CUS Lecce. Siamo in chiusura, il pilota molisano Giuseppe Testa conquista il terzo podio in altrettante tappe sinora disputate per il trofeo Italiano Rally. In Puglia, nel Rally del Salento, Testa su Skoda Fabia ha chiuso in seconda posizione, appena un secondo e mezzo di distacco dal vincitore Luca Pedersoli. Prossimi appuntamenti il 14 e 15 giugno in Trentino a San Martino di Castrozza. Come detto, era questa nostra ultima informazione. Grazie, a risentirci se lo vorrete a questa sera.